Per difendersi non basta essere puliti. Bisogna avere soldi e pagare per i ricorsi. Bisogna avere visibilità e fare una battaglia mediatica. Bisogna non rassegnarsi, avere forza, coraggio e non lasciare che la depressione ti prenda, perché tante persone che io ho conosciuto hanno vissuto l'avviso di garanzia o rinvio a giudizio o l'arresto distruggendo loro ogni tipo di possibilità di vita normale, distruggendo le famiglie. Allora, lo scontro a distanza tra Matteo Renzi e i magistrati continua dopo l'annuncio del ministro della giustizia Carlo Nordio di un'ispezione sull'operato dei PM fiorentini che si occupano dell'inchiesta sulla Fondazione Open e la successiva presa di posizione della giunta toscana dell'associazione dei magistrati anche in occasione dell'assemblea nazionale di Italia Viva. L'ex presidente del consiglio è tornato all'attacco. Guardate che la domanda che abbiamo fatto a Nordio non riguarda me, è una domanda semplice: se c'è una sentenza della Corte di Cassazione che dice che questo materiale lo devi distruggere, non trattenere, può il PM dire me ne sbatto della Corte di Cassazione e far girare quel materiale? È tutta lì la domanda. Le sentenze della Cassazione valgono solo per i cittadini o anche per i PM? O anche per quel PM? C'è un PM che è fuori dalla legge in Italia o c'è la legalità di rispettare le sentenze della Cassazione? È semplice. Nel suo discorso dal palco milanese, il leader di Italia Viva ha annunciato che il suo partito e Azione di Carlo Calenda andranno oltre l'alleanza elettorale per fondersi in un unico soggetto politico, ma con un percorso graduale che porterà alla fusione nel 2024. Io mi auguro che il partito unico sia nel 2024 la casa definitiva dei nostri progetti politici europei e italiani. Lo faremo con Italia Viva e con l'obiettivo della scelta, salute, cultura, Europa, lavoro, territorio, avvenire, ma lo faremo soprattutto sapendo che sì, di tempo un po' meno, l'entusiasmo così così, ma chi è stato oggetto di tutte le aggressioni di cui siamo stati oggetti noi, dà del tuo alla libertà e dà tanta voglia di futuro, oggi più di allora.